Si è svolta a Palazzo Vitelli l'iniziativa Il grande evento, la ricchezza intangibile dell'olivo. Il tutto nato da una iniziativa in privato dell'olificio Ranieri, un olificio fondato nel 1930 da Domenico Ranieri. Questo olificio ha oltre 80 anni, da oltre 80 anni produce olio di oliva di alta qualità. Questa passione è nata da Riccardo e poi il figlio Raul, uno presidente e l'altro amministratore dell'azienda. Il desiderio da parte loro di dar vita a questo originale evento, la ricchezza intangibile dell'olivo, che ha visto la partecipazione di personaggi illustri del mondo dell'olivo, ma anche del mondo dell'economia in generale. Sono intervenuti la giornalista Maria Latella, Giorgio Boatti, lo storico dell'agricoltura Alfonso Pascale, l'imprenditore Brunello Cucinelli, lo scrittore e giornalista Luigi Caricato, e, che ha pubblicato diversi volumi sull'olio d'oliva, oltre a Riccardo e Raul Ranieri, il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, l'assessore regionale Fernanda Cecchini. Il limite italiano, non solo nel settore di chi produce olio, ma un po' ovunque sempre, è di guardare alla dimensione particolare e non essere capace di fare squadra, di fare network. Credo che il tempo della globalizzazione ci obblighi a cambiare registro, e cambiare fa sempre fatica, no? Soprattutto se è il carattere nazionale, quello forgiato nei secoli, che fa di noi degli individualisti. Però siccome l'obbligo è l'obbligo, e poi siccome i vantaggi secondo me saranno evidenti in tempi anche molto brevi, io penso che questo aspetto della diciamo di questo pomeriggio che passeremo insieme sarà quello che cercherò di approfondire di più con gli ospiti che intervisterò. E poi, certo, sono molto curiosa di capire qual è la dimensione di questa branca importante dell'agricoltura italiana e perché non si sviluppi di più. Intanto mi sembra importante che ci sia voglia di riflettere. L'Italia è un paese di convegni. Però questo più che un convegno è un momento di riflessione e di confronto su posizioni diverse, perché con tutta evidenza mi dicono gli esperti, io non sono un'esperta del settore, faccio la giornalista che intervista e che cerca di capire mentre ascolta quello che le viene detto. Ecco, mi sembra di capire che questo comparto sia arrivato a un punto in cui c'è bisogno di un cambiamento e di una svolta. Vediamo che cosa uscirà dal dibattito di questa sera, ma mi sembra che questa sia la tendenza alla quale molti aspirano. La storia dell'agricoltura del nostro paese e dell'olivicoltura in particolare è una storia di ibridazione di culture altre. Cioè, noi abbiamo sempre avuto nei secoli scorsi la grande capacità, ecco, di accogliere altre culture e di dialogare con altre culture. Ed è questo il motivo per il quale noi siamo noti nel mondo. Noi dobbiamo quindi, ecco, ripristinare, reinventare questa tradizione. Siamo conosciuti nel mondo perché l'olio da olive lega anche altre pietanze, altre particolarità, peculiarità della cucina italiana, appunto come la pasta, la stessa pizza. Noi siamo noti per questo motivo e quindi l'olio è l'elemento, è il collante, è l'anima, ecco, della tavola italiana e quindi siamo conosciuti per questo motivo nel mondo. Il problema è che se noi adottiamo strategie invece difensive rispetto a questa capacità di apertura e quindi utilizziamo, ecco, ad esempio il Made in Italy oppure tutta una serie di parole d'ordine, olio tutto italiano, eccetera, e ci facciamo conoscere appunto come quelli che si vogliono difendere dalla globalizzazione, ecco, noi facciamo un autogol, nel senso che in questo modo, ecco, non si coglie più l'italianità all'estero. L'olio è il simbolo della coesione, l'olio è il simbolo della fraternità.
e quindi noi nel mondo portando l'olio portiamo la pace, la fraternità tra i popoli e quindi dobbiamo caratterizzarci con un grande spirito di apertura verso il mondo. Mi piace moltissimo l'idea, si tratta un tema importantissimo che è la pianta dell'olivo e l'olio, che è antichissima, che è sacra, quindi è qualcosa di molto speciale. Spero di poter dare un piccolo contributo in mezzo a esperti di questo settore. Io sono sempre un sostenitore che non è vero che noi italiani non facciamo sistema. Noi siamo industriali e quindi non siamo finanzieri come a volte ci paragonano ai francesi. Quindi abbiamo le nostre industrie, ci telefoniamo, ci consigliamo e magari andiamo in quel mercato ma andiamo da soli, ma facciamo sistema. Quindi questa è una cosa abbastanza delicata. Cioè io ho la possibilità e sento i miei amici che fanno questo mestiere con i quali discutiamo di quel mercato piuttosto che dell'altro. Quindi io credo che noi in Italia facciamo sistema. Se noi abbiamo il coraggio di alzare gli occhi al cielo, tutto ci parla diverso, come diceva Sant'Agostino. Io credo che stiamo vivendo un momento abbastanza affascinante di rinascita morale, spirituale, religiosa ed economica, e questo un po' si sente. Abbiamo bisogno di tornare ad investire nei grandi ideali. E l'ultimo periodo forse abbiamo anche immaginato di gestire l'umanità solo con la scienza, solo con la ricerca, solo con la matematica. Non è così, ci vuole sempre l'anima. L'olio è uno degli alimenti più qualificati all'interno della nostra dieta, è importante per la salute e per la qualità della vita, è importante per il tipo anche di produzione ed economia per l'Umbria e naturalmente ha anche un grande valore ambientale e paesaggistico, perché le nostre colline senza gli uliveti che ben conosciamo in tante parti dell'Umbria non sarebbe lo stesso. La verità è che l'Umbria è una regione particolare perché come produzione noi siamo molto bassi, quasi marginali nel contesto nazionale. A fronte di questo invece come trasformazione ci abbiamo grandi imprese, quindi siamo in testa assieme alla Toscana e ad altre poche regioni con indici molto alti rispetto alla trasformazione, con grandi imprese. Qui a Città di Castello c'è l'impresa Ranieri, credo che oggi abbia messo attorno allo stesso tavolo esperienze e competenze che danno anche la possibilità di capire fino in fondo quanto è importante quando si fa spesa scegliere un olio che è veramente di qualità. No, sulla mosca non garantisco, nel senso che c'è, vabbè, a parte la lotta sia biologica che insomma fatta dagli esperti, poi molto la differenza la fa la temperatura. Credo che per come è andato l'inverno e sta andando adesso il tempo, quest'anno dovrebbe andare sicuramente meglio. In ogni caso, come regione, proprio all'inizio dell'anno abbiamo avviato un lavoro assieme a degli esperti per costruire un progetto speciale, un piano di settore dedicato all'olivicoltura, perché in Umbria da decenni non si fa più una valutazione appropriata di quanto produciamo, cosa produciamo, se è ora di aggiornare magari anche le cultivar o comunque la metodologia, e in questo caso credo insomma è una bella scommessa proprio per l'importanza che insomma, se pensiamo, non è la produzione maggiormente né di qualità né non è la produzione maggiormente di quantità anche come reddite e come PIL, però nell'immaginario collettivo se pensiamo a un prodotto umbro prima di tutto pensiamo all'olio e quindi penso che dobbiamo averne cura. Beh, direi che è una giornata molto significativa perché l'azienda che l'ha organizzata, la Ranieri, è una delle punte di diamante del nostro tessuto produttivo e soprattutto, come dire, lavora attorno a un prodotto, l'olio, che anche dal punto di vista immaginifico ha un suo grande significato per la nostra realtà. L'agricoltura da noi si ritiene comunemente legata principalmente al tabacco, ma non è solo tabacco, anzi questa forma sempre più vivace di attività che si stanno concretizzando, a cominciare appunto da quelle cui sono legati, quelle legate alla famiglia Ranieri, direi che sono molto interessanti. La giornata di oggi, che in qualche modo è la prosecuzione di un'iniziativa che già fecero l'anno scorso, è molto importante perché mette a confronto fra l'altro esperienze, persone, aziende di grande livello nazionale,
di questo settore diversi, ci consente anche una passerella, tra virgolette, di notevole livello, perché appunto pone al centro dell'attenzione un prodotto, un lavoro, un'attività che ne sta conquistando sempre di più e avrà lo spazio che merita. Di questo noi siamo molto orgogliosi, anche se ovviamente non abbiamo alcun merito, ma credo che il fatto che questa azienda sia stata di Castello è un motivo d'orgoglio grande per la nostra collettività. Io dico, non abbiamo alcun merito perché non mi piace prendermi meriti che non ho o demeriti che non ho, per cui qui dobbiamo ringraziare soprattutto la famiglia Ranieri, che con grande lungimiranza ha investito, ha tenuto duro nei momenti difficili, è cresciuta, ha realizzato, ripeto, un'attività, un'impresa di grande livello. Certo, noi per quello che possiamo e dobbiamo fare offriamo tutto il supporto necessario e possibile, ma ripeto, poi gli attori principali sono gli imprenditori e a loro va dato merito.